Ecco, vediamo ora a che punto siamo con la zucca. La zucca è quasi pronta. Come potete vedere si è ammorbidita tantissimo. Adesso noi, per accelerarne il processo di completamento di questa cosa qui, cerchiamo di schiacciarla verso il pavimento della nostra padella. Ecco, in questo modo, vedete pure, chiediamo al nostro camera di fare un dettaglio molto stretto, vedete come si riduce ad una poltiglia quasi omogenea, fibrosa, ecco, io la definirei così, fibrosa. Ah sì, eccoci, allora, ho appena trasferito la nostra zucca nella ciotola e gli ho dato il tempo ovviamente di sfreddare, perché adesso penserò ad impiattarla e a mischiarla col nostro formaggio, che sarebbe la nostra ricotta. La ricotta non è proprio un formaggio, formaggio stagionato è questo qui, la ricotta è una parte del formaggio, la prima tirata, diciamo così, del latte, la prima estrazione. Mischiamo i nostri 400 g di ricotta insieme alla zucca e facciamo questo lavoro qui. Ne facciamo un composto unico, cari amici. È sicuramente un piatto che io definirei, se non fosse per la zucca, che insomma ricorda Halloween, ricorda tante altre reminiscenze magari pseudo-invernali, però ricorda molto l'estate, un colore arancione proprio estivo, tipico delle nostre terre e di chi ama andare al mare ad abbronzarsi. Ecco qua, vedete che è quasi del tutto omogeneizzato questo composto e gli diamo la possibilità di riposare ancora un po'. Il composto si presenta grosso modo così, ancora un po' grumoso, però nel frattempo che poi avrà l'occasione di riposare si amalgamerà ancora meglio, perché ricordate, la zucca è molto fibrosa. Posso far vedere nel dettaglio al mio cameraman come si presenta. Il composto è eccezionale. Approfitto anche per salarlo un po'. Metto un po' di sale e continuo a rimestare. Andiamo avanti, lasciamo riposare la nostra ricotta qui da parte. Nel frattempo vi ricordate dell'impasto che ci serve proprio per la realizzazione dei nostri ravioli? Eccolo qua, nel frattempo ha riposato, dobbiamo riprenderlo in mano. Vedete che stava già facendo una sorta di crosticina che vi dimostro subito. Ecco qua, per via della raffermazione in attesa di essere lavorato. Per rendere sempre la cosa molto arrivabile e facile a tutti i nostri corsisti, che spero siano numerosissimi, ragazzi, quanti siete al di là della telecamera? Vi immagino a migliaia, a milioni, perché no? Ecco, la divido in quattro per essere più semplice lavorarla. E ho scelto qualcosa di semplice, di più semplice di un mattarello, di quelli classici normali. Mi avvalgo anche dell'aiuto di un po' di aggiunta di farina di 00, come sempre, e ho scelto questo mattarellino semplice, piccino, in maniera che sia più facile stendere la pasta. Certo, non è molto professionale, ma è simpatico. Ecco qua, stendiamo la pasta in maniera tale da farla sempre più fine e cercheremo di fare dei dischi, perché è più facile poi da gestire. Vedete, da questa parte la pasta si sta asciugando sempre di più. Scusate se spesso guardo quello che sto facendo e mi rivolgo in camera raramente, ma è un'operazione che richiede una certa abilità, ma anche un po' di attenzione. Ecco qua, la pasta che si stende con calma diventa sempre più grande, ok? Ecco, come vedete sono riuscito ad ottenere le prime due sfoglie per fare i nostri ravioli. In maniera molto pratica prendiamo questa specie di stampo per i ravioli e li disegniamo inizialmente in maniera tale che abbiamo l'impressione che ce ne stiano un numero. Ecco qua, in questo caso ce ne stanno 5. Vedete come risulta il disegno? Ecco. In ogni cerchietto che vediamo disegnato mettiamo la nostra farcitura, un po' di farcitura qui, un po' di farcitura lì, eccone un altro po' qui. Non esageriamo mai, perché sennò poi dopo alla chiusura del raviolo non ci starebbero. Guardate che bellini questi raviolini, ecco qua, voilà, ho fatto 4 ravioli. Questo è un po' poverello, ne aggiungiamo un po', sennò capita proprio al mio cameraman e ci rimane male. Adesso prendiamo la sfoglia che sta a fianco e la sovrapponiamo
semplicissimo. Poi con il nostro stampo, posizionando bene ovviamente prima le dita, in maniera da dare una postura giusta e dimensionabile al raviolo, prendiamo un raviolo e lo stampiamo, un altro raviolo e lo stampiamo. Sono veramente belli, facciamo un po' di pressione in più per asportarli. Ragazzi, questo qui è il prodottino finito, bellino bellino panciuto, chiuso bene perché ho utilizzato questo attrezzo che è veramente molto efficace, coadiuvato da un coltello. Me lo metto in mano e ve lo faccio vedere, voilà. Prendiamo un bel piatto e lo conservo qua. Questi piatti sono dei piatti in coccio di origine maghrebina, proprio perché è una passione quella di chi è attaccato ad una zona di mare come la nostra, nel Mediterraneo. Siamo tutti fratelli, siamo tutti pescatori, indigeni, insomma un po' di tutto. Buone forchette, si mangia bene, venite in vacanza in Sardegna, non fatevi mancare un'esperienza del genere. Continuiamo con la realizzazione dei nostri ravioli, perché ovviamente questo qui va bene per un piatto per una persona sola, anzi io sarei anche un pochino critico, il padrone di casa mi lascerebbe un pochino così a mezzo stomaco, come si suol dire. Continuiamo con la stesura di questa, di quest'altra pasta, e facciamo altri 5 ravioli. Abbiamo stabilito che ne sono usciti 5 senza grandi sprechi di pasta, ecco, continuiamo. Cari amici, abbiamo concluso così la preparazione dei nostri raviolini, che si presentano meravigliosamente di questa forma circolare, bellini sia nell'aspetto e poi sicuramente buonissimi. Quindi gli amici stanno per arrivare a cena e ragazzi dobbiamo sbrigarci, perché adesso dovremo preparare la terza cosa fondamentale per questo piatto. Abbiamo preparato la farcitura, abbiamo preparato l'involucro, ecco, la pasta, ma manca il condimento, quindi faremo un sugo di pomodori freschi sardi. Ecco, per fare un sugo di pomodori freschi sardi ci vogliono i pomodori sardi, questi qua. Vedete come sono irregolari, strani nella forma, nel colore, perché sono maturati al sole della Sardegna, quindi questi sono un prodotto veramente, veramente biologico, naturalissimo. Ovviamente non si pretende che in tutte le parti del mondo si trovino dei pomodori maturati sotto il sole della Sardegna, al che andranno benissimo anche quelli di serra, questi famosi a grappolo che si trovano un pochino dovunque, in Spagna, in Olanda, un po' dovunque, negli Stati Uniti. Quindi ridurremo i pomodori in questa maniera qua, ecco, useremo un mixer di quelli elettrici perché i tempi moderni ce lo permettono, e inizieremo a fare il nostro sugo. Come lo faremo? Ci procuriamo un pentolino che poi metteremo a scaldare subito, un tagliere e della guanciale di maiale. Vedete queste fettine di guanciale, sono eccezionali. Noi dovremo separare adesso il guanciale per metterlo a sfrigolare nel nostro tegamino nel quale cuocerà il sugo. Prenderemo un bel coltello, lo fileremo e separeremo le carni meravigliose da questo guanciale. Guanciale, per dire, ovviamente questa qui è la cotenna del maiale. Se andiamo a metterci gli occhiali potrete osservare come questo non è grasso, ma è proprio carne. È carne leggerissima. Sapete che la carne del maiale spesso è più leggera delle altre carni. È quasi una carne bianca. Ecco qua, questo qui sarà il nostro ingrediente che insaporirà il nostro sugo alla grande. Il resto della carne non ce lo metto, se no un pezzetto di polpa per completare la ricetta anche a livello scenografico. Accenderò il fuoco e aspetterò che il mio olio si scaldi alla grande. Vi ricordo sempre che in Italia abbiamo degli oli d'oliva che sono veramente olio di oliva. Continuiamo a tagliare la nostra carne e il nostro guancialino. Nel frattempo io metterò da parte la carne che non ci serve, terrò il guanciale, ecco qua, la metterò qui e la conserverò di lato. Riduciamo la pancettina ai minimi termini, in maniera che sciogliendosi il grasso lascerà solo la cotenna, bella croccante. C'è anche chi la preferisce morbida, quindi io la metterò direttamente in infusione. Voilà, eccola qua. Speriamo che l'olio stia scaldando. Nel frattempo, nel nostro fornello, incominciamo a mettere la carne. Poi ci preoccuperemo di procurarci un pezzo del cipollotto che abbiamo usato anche per la farcitura dei nostri ravioli, e lo affettiamo.
un pochetto, non troppo. Ricordiamo che stiamo facendo il sugo per 4 persone. Sugo per 4 persone, sugo campidanese con la variante della cottenna del maiale. Generalmente il sugo campidanese si fa proprio con un'aggiunta di salsiccia fresca. Ecco qua, vediamo il nostro sughetto che sta prendendo a sfrigolare. Usiamo un cucchiaietto. Chiediamo il dettaglio al nostro cameraman e vediamo come il nostro soffritto sta prendendo forma. È una specie di ragù rurale che si faceva un tempo con le cose che si avevano in casa ed è per questo che è più buono, volendo, è molto saporito rispetto ai sughi che invece oggi troviamo nella grande distribuzione, è una cosa veramente genuina. Io approfitto per un sorso di vino, il nostro Cagnulari, che non abbandonerò mai da oggi in poi nella mia vita. E che nel frattempo che ha preso aria, sempre più buono. Il nostro soffritto è praticamente pronto per ricevere il composto principale, cioè il pomodoro. Ecco qua, vedete che è bello dorato, certi ciccioli sono ovviamente sono ridotti moltissimo rispetto alla dimensione iniziale. Possiamo aggiungere il nostro sugo. Ricordatevi che in ogni famiglia italiana c'è un vaso di aromi, come il basilico, il rosmarino, come vedete nelle immagini, anch'io ho i miei aromi, così che prendo un pezzetto di basilico che abbiamo qui e lo mettiamo in infusione nel sugo, semplicemente quasi intero, a foglie intere. Il sale, che deve essere piuttosto abbondante in questo caso qui, rimestiamo un pochino il nostro sugo e lo facciamo cuocere a fuoco lento. Ricordate che un sugo buono che sia, un sugo veramente serio, cuoce al massimo una mezz'oretta a fuoco lento con un po' di pazienza e generalmente io aggiungo anche un cucchiaino di zucchero per togliere quella asprità, quell'agro, ecco, del pomodoro fresco di campo. E nel frattempo che il nostro sugo andrà in cottura fra una mezz'oretta, questa mezz'ora noi la impieghiamo per mettere l'acqua di ebollizione per cuocere i nostri ravioli. E voilà! Come possiamo vedere, nel frattempo i nostri raviolini cuociono allegramente nell'acqua bollente, salata, adeguatamente salata e un filo d'olio in maniera che non si attacchino. Ricordate che però questi ravioli che noi vi abbiamo fatto oggi sono ravioli fatti in casa e quindi hanno bisogno di cottura, non cuociono in un attimo come cuociono quelli fatti in maniera industriale. Come vedete però quando salgono a galla ci siamo quasi, qualche minutino ancora e li possiamo tirare via. Amici, è giunto il momento di togliere dal fuoco i nostri ravioli che sono appena cotti. Inforco gli occhiali, prendo un piatto e voilà, e li tiro via uno per uno. In questo caso ovviamente voi usate una schiumarola tranquillamente, io lo faccio così perché tanto ne devo tirar fuori soltanto 5. Veramente bellini, gonfi gonfi, scenografici, eccoli qua, li facciamo scolar bene. Anche perché il raviolo potrebbe contenere un po' di acqua di cottura, vedete come succede? Il ravioli è il classico dei ravioli, proprio portarsi all'interno un po' d'acqua di cottura, quindi vanno ad annacquare il piatto. Io li tiro fuori, li preparo qui, eccoli qua, voilà. E vi ricordate del sugo? Il sugo ha finito la sua cottura. Quindi da buon italiano mi preparo la mia tavola, la imbandisco, faccio la mia mise en place, metto una forchetta e un tovagliolo, come potete vedere, e adesso vado a versare il sugo sopra i miei ravioli. Il sugo si presenta compatto, con la carne, il basilico. Ecco che bello, eh? Deve essere proprio così. Andiamo a bagnare tutti i nostri ravioli con questo sugo meraviglioso. Finiamo per spostarlo dal fuoco, se no brulica. Aggiungiamo ancora un po'. E il nostro piatto di ravioli è quasi pronto. Manca soltanto un particolare, il nostro pecorino sardo. Prendiamo il pecorino con le mani, senza timore,
e completiamo la nostra piccola opera d'arte. Carissimi amici, il piatto è pronto! Ravioli sardi di zucca e ricotta. Beh, amici vicini e lontani, non mi resta che salutarvi e augurarvi di fare una ricetta simile o uguale alla mia, se non addirittura migliore. Vi do appuntamento alla prossima ricetta, magari toccherà un altro argomento, faremo un piatto di carne, un piatto di pesce. Quindi per questa volta vi saluto e vi auguro buona serata. Alla prossima! Ma non siamo più in onda? No. Ah, ok. Questo vino è incredibile. Aspetta un pochino, mi serve anche un pezzo di pane di quello proprio sardo. Mi dispiace, poi te ne lascio un po', perché... Poi devo assaggiare anche il cicciolo. Mamma mia, ragazzi. Venuto bene? Non stai registrando, non è che mi stai facendo, No, sicuri? Okay.